Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Oggi è la giornata mondiale contro le droghe, o meglio, la giornata mondiale contro gli abusi delle droghe e i traffici illeciti. Io riguardo ho da sempre un pensiero che sarà banale, sarà più facile a dirsi che a farsi, però è questo, insomma. Se c'è un'offerta, è perché c'è una domanda. Quindi sarebbe anche il caso di andare a colpire, o meglio, a capire perché c'è questa domanda da moltissimi anni e ho come l'idea purtroppo che continuerà ad esserci per molti anni. Okay? Oggi la Meloni ha fatto un discorso che c'è un pezzettino di sto discorso che, devo essere sincero, approvo, perché è una cosa che dico anch'io da sempre, questa è la verità. Ossia che ci sono tutte le varie piattaforme tipo Netflix, tipo queste cose qua. Praticamente non fanno altro che fare serie TV dove gli spacciatori sono visti come eroi. E sta cosa, secondo me, l'ha detta la Meloni, ha detto aggiungendo anche che invece serie TV tipo quella su Muccioli e San Patrignano è una serie TV, diciamo, polemica contro il fondatore. Ecco, su sta cosa qua. San Patrignano ha il problema di tutte quelle strutture, quelle cose che fanno capo a una, praticamente a una sola persona. Quando una sola persona, secondo me, ha troppi poteri in mano, non va mai bene. Succede sempre qualcosa. È la storia che insegna questa cosa qua. Quindi San Patrignano ha luci ed ombre, ok? Però ripeto, la cosa che ci sono una marea di serie TV che rendono degli spacciatori, rendono il mondo della droga come un mondo mitico. È vero. Io aggiungo anche che ci sono una marea di serie dove fanno vedere i tossicodipendenti come degli eroi. Ok? Faccio un esempio. Hanno rifatto su Prime un anno o due fa Noi ragazzi dello zoo di Berlino. L'hanno fatto in chiave, tra virgolette, moderna, la Trainspotting. Cioè, e c'è il rischio di emulazione perché fanno vedere i protagonisti come dei fighi. Gente con stile, gente così, gente di là. Tra le altre cose, neanche praticamente l'hanno continuata. Perché l'hanno interrotta molto probabilmente, non ho più visto la seconda parte, quindi alla fine, cioè si dà un'immagine mitizzata di un problema e questa cosa è verissima. Ok, dopo sul fatto degli spacciatori che sembrano degli eroi, là basta vedere Gomorra, basta vedere, ma anche Squadra Antimafia. Non so se ve la ricordate, Squadra Antimafia, erano nate una marea di pagine che inneggiavano i vari personaggi, ce n'era una. Molte che ne sanno a Rosy Abate, me lo ricordo ancora perché la gente era convinta di parlare con la vera Rosy Abate. Io all'inizio pensavo fosse una puttanata, ci cioè ho detto ma sì, capiranno. Però soprattutto negli ultimi anni io ho capito che c'è molta gente un po' stupida, cioè non so come dire, che neanche stupida, un po' non lo so, cioè che ci crede veramente alle cose che vede, che non riesce a distinguere fiction da realtà. Basta, andate a vedere i commenti a moltissimi gruppi di Facebook. Cioè, vedete commenti assurdi, commenti strambalati, commenti che non stanno né in cielo né in terra. Levate i troll. E adesso sono persone reali. Quindi è vera sta cosa, la penso anch'io sta cosa qua, che bisognerebbe far vedere a volte i problemi per quello che sono, è che dopo magari non fanno ascolti, la gente non li guarda, bisogna sempre, ripeto, rendere tutto cinematografico. Però facciamo vedere anche, dovremmo far vedere anche come finiscono veramente certe persone che hanno a che fare con la droga. O anche certi spacciatori, che non tutti diventano Pablo Escobar. Molti vengono ammazzati, molti. E soprattutto non sono persone degne di ammirazione, né da una parte né dall'altra. Ok? I tossici hanno dei problemi. Moltissime volte, un vuoto da riempire, vanno aiutati, non resi eroi. Gli spacciatori non vanno resi eroi, vanno condannati senza se e senza ma. Io mi ricordo che su Gomorra uno degli attori protagonisti aveva detto una cosa del tipo: come personaggi meritiamo di morire tutti, perché la gente aveva cominciato a essersi un po' arrabbiata per certe cose che erano successe. Però era così che magari dovevano succedere, per far vedere come vanno veramente le cose.
Questo dico io. Non so quanti di voi si ricordano una pagina Facebook dei primi anni di Facebook, si chiamava Camorra in Love. Camorra in Love è stata una delle prime pagine che ha raggiunto, che metteva i video virali, cose che riusciva a far parlare, cose del genere. Aveva più di 1 milione di iscritti e condivideva video clinica alquanto discutibili, ok? Con frasi, citazioni, cose un po' stampo camorristico, cose del genere, stampo mafioso. E dopo tutto ha avuto un picco ed è andato giù. Però all'epoca veramente non riuscivano a farla chiudere. C'erano molte persone che la difendevano, dicevano vabbè, sono solo link, cose del genere. Però secondo me che tanti problemi sono affrontati, sono spettacolarizzati. Ok, non sono affrontati veramente con la cruda realtà delle cose. Vi faccio un esempio per affrontare bene il problema. Mi ricordo che ho fatto molto scandalo, parliamo degli anni 90, forse primi anni 90, aveva fatto scandalo che avevano intervistato un tossicodipendente. L'intervistatore aveva parlato con lui, non so durante che programma, gli aveva detto. Quindi adesso tu ti faresti cose del genere, tipo fa sì, anche perché cioè, ne ho bisogno, sto cominciando ad andare in astinenza. E l'intervistatore fa: quindi ti faresti anche qua? Sì, io mi farei subito. E allora l'intervistatore fa: ah, beh, anche con le telecamere accese? Sì, e si è fatto vedere che si drogava. Ma era un'immagine di una crudezza, cioè proprio una cosa cruda era. Cioè, mi ha fatto venire, ho detto: Madonna mia, come bisogna ridursi. Ecco, secondo me bisognerebbe veramente affrontare il problema da sto punto di vista qua. Cose che ti fanno passare la voglia, non cose che ti possono dire vediamo come va a finire, ok? È questa cosa che bisognerebbe mettere i puntini su queste cose qua. E buonanotte.